Ciao a tutte e tutti, io sono Mara dell'atelier Trame Tinte d'Arte del Museo della Civiltà Contadina di Bentivoglio e visto che siamo proprio nella settimana delle festività pasquali, ho pensato di raccontarvi ancora di tinture naturali attraverso un piccolo laboratorio che potrete fare a casa sulla decorazione delle uova sode, come normalmente si usava fare nella nostra tradizione. E sappiamo che sin dall'antichità all'uovo è stato sempre attribuito il simbolo di rinascita e di rinnovamento. Dall'età pagana, infatti, l'uovo simboleggia il periodo proprio di rinnovamento, di rinascita della natura e quindi anche di fertilità. E dal periodo cristiano in poi questa usanza è stata valorata ancora di più dalla simbologia della risurrezione di Cristo. Per questo infatti c'è l'usanza di regalare e anche di decorare le uova e di regalarle per poi essere benedette e condivise nel pranzo pasquale con la famiglia o come dono per le persone alle quali si voleva portare un augurio. In tempi più moderni le uova sode sono state sostituite dalle uova di cioccolata, però c'è ancora chi ha voglia di decorarle, di portare avanti questa antica tradizione. Sappiamo che in molti popoli del mondo, soprattutto in quelli che festeggiano la Pasqua, c'è ancora l'usanza di decorare con colori, simboli decorativi, uova sode oppure uova che sono state, diciamo, svuotate dall'interno attraverso dei piccoli fori, quindi solamente il guscio. Ad ogni modo, ogni popolo del mondo, attraverso la scelta simbolica di alcuni colori e non altri, o attraverso la scelta di alcuni motivi decorativi, chi più geometrici o chi più figurativi o chi più naturalistici, racconta attraverso questi piccoli rituali di decorazione della propria storia, delle proprie usanze legate a questo periodo primaverile di passaggio e di rinascita. E quello che noi andremo a fare oggi sarà legato proprio ai materiali vegetali che io ho in casa nella mia dispensa.